chiudi, Clem, fai quello che vuoi, questa è casa tua. Certo. Allora, Perse, beh, anche voi, tu sei un insegnante, quindi chi meglio di te? Assolutamente vero. Oggi tutto facciamo vero. Le pappardelle ripiene di formaggio e poi ci mettiamo anche un sughino un po' particolare col culatello e gli spinaci freschi. Sì, Clem, fai quello che vuoi, sediti un po' sì, lì, poi vieni non qua, mi dire fai così. Quello che ti pare. Non ecco. Le Mertens del Napoli. Allora, Mertens lo chiama, è vero, eh? Poi ti lascio il posto. È la metà, Fulvio, di Clementino, perché Clementino le proporzioni televisivamente sono difficili da abbiamo capire. Abbiamo parlato di scuola elementare, sono i regoli. Esatto, tu quanto sei? 1,90 sei, no, Clemen? I tu regoli. Sei 1,90 sei più o meno. Io 1,89, 1,90. È alto come me. Ma è Clementino che è troppo alto, non io che sono troppo basso. Siamo alto. Allora, partiamo con gli ingredienti. Antonella, per la pasta, la sfoglia l'abbiamo all'uovo, già uova e farina. Uova e farina, e diciamo che l'abbiamo già fatta. Il ripieno lo facciamo con la ricotta di pecora, invece, con il formaggio grattugiato e con lo stracchino o la noce moscata. Okay. Poi andiamo a fare una salsa un po' particolare con l'uvetta e i pinoli, gli spinaci freschi, una noce di burro e il culatello. E il culatello che ho già assaggiato, naturalmente, con il pane di Fulvio ed è buonissimo. Bisogna fare il controllo qualità, quindi esatto, va bene. Controllo qualità. Allora, partiamo subito con la pasta fresca. Poi noi ce l'abbiamo già fatta, già. Esatto, ce l'abbiamo già fatta e l'abbiamo già fatta riposare, la lasciamo qua un attimo, facciamo subito il ripieno, quindi prendiamo la ricotta di pecora che è un po' più saporita, la lavoriamo in una ciotola con un po' di noce moscata. Com'è la situazione nella scuola alberghiera? Ma guarda, anche noi siamo messi come tutto il resto dell'Italia, c'è da dire che forse abbiamo un po' più di ragazzi insomma protetti e anche i laboratori vengono effettuati. Però si ammalano anche i colleghi e quindi certo, bisogna fare un po' di, insomma, di necessità virtù, ecco. Quindi per fortuna che c'è la tecnologia che ci aiuta. Meno male, pensa ecco, se fosse questa pandemia arrivata quando non c'erano i telefonini, non no, c'era niente. No, sai quanti piccioni che volavano destra e sinistra con i bigliettini? Allora, abbiamo messo... La ricotta, l'ho lavorata con un po' di noce moscata che mi hai messo tu, metto lo stracchino e vado a lavorare ulteriormente. E andiamo a mettere anche un po' di formaggio grattugiato, così abbiamo un ripieno. No, Antonella, un pochino. Perfetto, basta così perché poi il resto ci serve. Ti piacciono per i formaggi, Cleme? Formaggi ti piacciono? Sì. Io, bene o male, mangio tutto, Antonella. Anch'io. Qualsiasi cosa. Io no. Purtroppo io... No, tu no, si vede. Io sto attento. Tu stai attento, sì, sì, è vero. Che sparisca tutto. Mettiamo il ripieno in un sac à poche e poi andiamo a tirare anche la pasta. Quindi questo ripieno, ma avete visto, facilissimo, quindi ricotta, formaggio grattugiato, un po' di noce moscata, un po' di crescenza, sì, no? stracchino, crescenza, quello che avete, squacquerone, tutto quello che avete, via. E Ale, tiriamo la pasta, solitamente come facciamo sempre, è diventata molle anche la pasta sta qua oggi. Davvero, oggi... Giornata particolare, non so se c'è un'energia particolare, forse sarà Clementino che è venuto qui, capito, un'energia forte, noi abbiamo gli studi Alfio, qui di fianco. No, lui. Oggi pomeriggio abbiamo le prove generali perché domani siamo live. Grande. E lo ricordo che sarete voi da casa a decidere chi sarà il vincitore di questa seconda edizione di The Voice Senior. Che spettacolo. Quindi tiriamo la pasta, la tiriamo sì, bella sottile, Anto, quindi... Facciamo due pezzi di sfoglia. Cosa serviva? Ah, io l'avevo preso per un trapano. Vedi? È quello guarda, che serviva. Serve perché questo, ormai sta tutto insieme. Adam. Ma ecco qua, abbiamo finito. Bella, sottile, così, una e una, due. Una e una, due. Poi abbiamo il sac à poche con già dentro il ripieno, molto facile. Quindi anche sottile, quello. Sottile. Una cosa giusta. Allè. Ripieno. Ripieno che è qua. Forbici, prendiamo aspetta, o le forbici o anche un coltellino. Eccolo qua, guarda. Ci sono? Perfetto. Sì, sì. Non facciamo un buco molto largo perché deve fare una strisciolina di ripieno. Mm-hmm. Quindi andiamo a mettere il ripieno circa fino a metà della sfoglia e facciamo delle striscioline così. Così. Ne facciamo 4 per questa misura e andiamo a ripiegare poi la sfoglia sopra. Voilà. Quindi a pacchetto. A pacchetto esattamente. Sì, perché le facciamo rendere noi queste. Eh certo. Ecco qua. Quindi giriamo e mettiamo la sfoglia sopra così. Anche questo, vedi, è molto facile perché non dobbiamo stare lì. Anfora. Anfora. Perché io... Ecco qua. Con le mani poi andiamo a...
ad accompagnare la pasta. Vedi, cucinare però è bello, perché certo, bisogna cucinare in allegria. Ma certo, che... ma certo. Vedi, tagliando così vengono belle, perfette. E poi cosa facciamo? Andiamo a rifilarle e otteniamo queste pappardelle ripiene. Quindi abbiamo di le formaggio. Pappardelle con dentro il formaggio, hai capito? Esatto. Belle saporite. Eccole qua. L'unico accorgimento che dobbiamo avere, ma lo vediamo dopo in cottura, è non mettere una pentola alta, ma stretta ma e bassa. Ma ecco perché ho visto la pentola hai stretta visto? E bassa. Tra l'altro, vabbè, la pasta ripiena non è tanto tipica del sud Italia, è più... però, insomma... Ma sì, ma guarda che ormai, voglio dire, per fortuna noi facciamo anche delle paste non ripiene e loro fanno delle paste ripiene. Dove è andato a mettere fuoco nel clima? No, è fantastico, perché Clemen non si... Non, sai che per tenerlo sulla poltrona rossa non è che sta tanto fermo, lo sai. C'è no? sempre Lorietta Berti che lo sgrida. Lo sgrida, lo chiama Clemente. Lo sgrida, stai... Clemente stai fermo, siediti Clemente. Cosa la mummia. Ha detto... Guarda che sai quanta carta ci vuole per arrotolarlo tutto quello lì? Subito. Non è vero. Ce l'ha ancora... Aspetta, posso rubare questo dopo. E questi quando li buttiamo? Li buttiamo anche... Ne abbiamo anche un po' pronti. Li abbiamo anche lì. Un minuto e poi li buttiamo. Dopo li buttiamo. Allora, prendiamo... No, ma guardalo! Tutanalfion! Non ha detto... Ragazzi, vi diciamo che questa carta non sarà sprecata perché la utilizzeremo per tutto il liquido che andrà a terra. Il faraone Tutanalfio! Tutanalfio! Sei su, sei su. Veramente, guardalo, guardalo. È la faraona no. più che... No! È finita. Mamma mia. Ecco, sei come Tutankhamon, sì, è vero, Tutanalfio. È un tubetto di dentifricio. Uguale proprio. Rotoloni Regina. Eccolo. Salve, sono Rotoloni Regina. Che forte. Salve, sono Rotoloni. Adesso siediti, dai, siediti a vedere come ti siedi. Salvo, sono Rotoloni. Siediti. Rotoloni Alfio. Sì, sì, sì. Ho sentito crack da dietro. Non so se sono le braghe. Oh, stai lì così, bravo, impacchettato. Avevo paura che noi fossero le braghe. Noi intanto abbiamo tagliato il culatello. Esatto, abbiamo tagliato il culatello sottilissimo così, a filangé. Come a se filangé. Fossero dei capelli, proprio a filangé. E in una padella lo mettiamo senza olio e senza grasso. Così, ecco, c'è l'Evelina che oggi è tutta di blu vestita, che è la che mi cura. Evelina, posso mangiare una fettina di culatello? No. Mi farà male, che domani devo mettere l'abito da sera. Non avere posso. Energie, no? Ritenzione idrica. No, ecco. È vero, ritenzione idrica, ma nella pancia non posso mettere. Ma cosa vuoi ritenere, ma non ritieni? No, io ritengo tutto qua. Allora, pinoli e uvetta non ammollata dentro dove c'è il burro. Via, ok. E li lasciamo lì. A soffriggere per bene. Intanto cosa faccio? Prendo degli spinacini freschi e li faccio anche loro a julienne. Non li scotto, quindi io ovviamente sono già belli lavati, belli puliti, e li vado a mettere insieme all'uvetta e ai pinoli. Ok, quindi alla parte dove c'è il burro. Esatto. Mentre lo speck lo lascio da solo perché deve... Abbiamo usato dello speck, non me ne sono accorto. Scusami, il culatello. Perché ho detto lo speck? Non il lo culate... so. Non lo so, non lo so, mi sono visto quello. C'era qualcosa di affumicato in giro, forse. Allora, buttiamo giù tutte le pappardelle. Dai, buttiamo giù tutte le pappardelle, che via. Sono queste qua belle fresche. Guarda, secondo me le mangia anche Cleme, quindi buttiamo dentro ma tutto. Ma secondo me sì. Cosa? Le pappardelle ripiene, ma ti piacciono? Ma Tutankhamon cosa mangiava? Secondo me gli piacciono. Sì, no, Tutankhamon sì. mangiava... Tutankhamon non mangia niente, è morto. È già lì, è mummia. Dai, la mummia mica mangia. Ancora, mangiare o no? Sì, mettile anche quelle tre lì, mettile tutte, che tanto abbiamo gente oggi, quindi. Oggi abbiamo gente, quindi qui più mettiamo meglio. Perfetto. Okay. Le lasciamo cuocere un attimo, avete visto, stese così nell'acqua. E qua abbiamo già l'uvetta e i pinoli dentro in una padella e nell'altra abbiamo il culatello che si sta croccantando. Non ho messo sale da nessuna parte, che così almeno l'Evelina perché non mi dà... Perché c'è il culatello. Esatto, ecco. Esatto. Ma neanche dove ci sono gli spinaci, perché poi dentro ci sono già i formaggi che sono saporiti. Sottolineiamo che abbiamo messo la pentola larga, perché naturalmente se l'avessimo messa in verticale sarebbe rotta la pasta, quindi va fai messa più fatica, proprio... invece se la fai così. Così fai meglio. Qua abbiamo pinoli e uvetta nel burro. E nel burro vado a mettere gli anche gli spinaci, così. Cos'è che sta smontando? Ha messo le ruote, guarda. Le ruote. No, vabbè. Ecco.
Guarda, è un matto. Tutankhamon, adesso ti ha tolto il sopra. È caduto. Ti è caduto. Vabbè. È caduto anche qualcos'altro. Che forte. No, che non partiva. Voleva farlo rotolare in avanti, ma non è riuscito. Che volevo spettacolo. Creare un'auto, volevo creare un'auto. Un'auto supersonica. No, un'auto d'epoca. Quella dei Flintstone. È un'auto d'epoca adesso. I Flintstone. Vedi, lui ha visto un sacco di cartoni animati. Anch'io. Allora, anche tu, Flintstone. Allora, questo che cos'è? Cioè, quando sono pronti? Quando sono pronte, vedi che questa qua è una pasta fresca, l'abbiamo appena fatta, certo. Il formaggio dentro è morbido, quindi si scioglierà molto velocemente. Le scolliamo e le passiamo negli spinaci, nell'uvetta e nei pinoli. Un po' un omaggio anche a Clementino, perché loro nella scarola mettono uvetta e pinoli. Ah, ma che è un omaggio a Clementino che sembra un pinolo. Vero? No, 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 però sai, lì la scarola la fate con l'uvetta e i pinoli. Sì, certo, come no. Ecco, io ho usato gli spinaci e ho fatto la stessa cosa. Certo. Li saltiamo per bene. Facciamo proprio, noi facciamo la pizza con la scarola e pinoli, certo. Che non è la pizza, insomma, quella che tutti conosciamo. È quella bella alta, quella sì, alta, la tortona. Insomma, ripiena. Buonissima. Ecco, qua li saltiamo bene. L'abbiamo in quella noce di burro. Tanto. Li mettiamo nel piatto. Ecco qua. Sopra cosa andiamo a bello. Fare? Andiamo a mettere tutto il culatello croccante. Quindi andiamo a mettere un po' di culatello in giro così. Poi ne mettiamo tutto sopra e ultimiamo con una bella spolverata generosa di formaggio grattugiato. Beh, che piatto, mettilo qui davanti che gli facciamo una bellissima inquadratura. Credevo che venisse... Posso assaggiare? Creme, vieni. Dagli un piattino però, una... Aspetta che prendo una forchetta. Una forchetta e un piattino. Ce l'abbiamo qua, sì, guarda. Ce l'abbiamo. Eccoci. Ah, così. Madonna, che piattone. Facciamo anche, aspetta che prendo con le pinze. Perché bisogna farlo bene. Sei fantastico. Prendi una, perché dopo dobbiamo fare le prove, se no si addormenta. Una, sì. E se no il diaframma come lo usa a cantare? No? Domani sera, la finale di The Voice. Prego. Rai 1, mi raccomando. Vero? Io dopo. Ti fate team Clementino. Daniele Persegani, pappardelle ripiene. L'idea della pappardella è bellissima. Grazie.